questa quarta domenica di Quaresima ci propone la parabola del padre misericordioso. Due figli che hanno una stessa esperienza, un'esperienza di un rapporto asfissiante con il padre. Non vivono l'amore, la comunione con lui. Due reazioni diverse. Il primo va via di casa, si allontana, cerca fortuna altrove, ma quello che raccoglie è soltanto dolore, fallimento, morte interiore ed è costretto a constatare che si è ridotto in una schiavitù. Il secondo rimane da adattato in casa, rimane vivendo alla stessa stregua dei salariati, quasi volendosi assicurare il favore, la protezione paterna in cambio della sua prestazione di lavoro. Nessuno dei due vive quella chiamata alla gioia, quella chiamata alla libertà dell'amore. E allora Gesù con questa parabola vuole veramente smantellare tutte quelle immagini negative di Dio Padre che abbiamo. Vuole proporci il volto di un Dio misericordioso. L'amore è proprio un dono e l'amore è felice per il fatto che si dona. Ecco, i due figli sono imprigionati in una mentalità che alle volte rischia di insinuarsi anche in noi, che è la mentalità di voler vedere Dio come un giustiziere che ci ripaga per le nostre buone opere o a cui dobbiamo qualcosa in cambio dei suoi favori, della sua protezione, del suo successo, del successo che ci può assicurare. Ecco, l'immagine che ci propone questa parabola è di un Dio che è felice soltanto di poterci donare il suo amore, è felice del fatto che il figlio ritorna a lui e non chiede ragioni del perché si è comportato in un certo modo. Allora chiediamoci questa domenica anche come viviamo il sacramento della riconciliazione, che immagine abbiamo di Dio, di un Dio a cui dobbiamo dare spiegazioni del nostro comportamento, a cui dobbiamo quasi fare una lista dei nostri peccati per giustificarci ai suoi occhi, sentendoci indegni davanti a lui, o di un Dio che vuole soltanto aprirci le braccia, gettarcele al collo, accoglierci e fare festa con noi. Questa sia la preparazione del sacramento della riconciliazione, incontrarci con un Dio che è solo misericordia.